Utlow Web Radio. E buongiorno colleghi, anche questa mattina giovedì 23 giugno del 2016 sono le 7:45 e 15 secondi. Vi accompagniamo con la radio dell'avvocatura in udienza anche questa mattina. Qui da Roma Andrea Pontecorvo che è presso la console, mentre da remoto, sempre da Vicenza, dalla città di Vicenza, abbiamo Angelo Marzo. Buongiorno Angelo. Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori e sono con le porte aperte perché fa tanto caldo, finalmente è arrivata l'estate. Insomma al 23 giugno dai, non possiamo lamentarci, è bene, è giusto che sia così. E dalla città di Perugia abbiamo anche un altro grandissimo amico che ha già avuto il battesimo della diretta proprio ieri ed è Stefano Buggini. Buongiorno anche a te Stefano. Buongiorno avvocatura, buongiorno Andrea, buongiorno Angelo. Anche a Perugia la giornata è bella, le rondini garzono e tutto va bene. E questo mi consola perché fra qualche ora ci vedremo in quel di Perugia, ma lo diremo più in là nel corso della trasmissione. Angelo, allora, di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo di iniziative dell'avvocatura in relazione alle separazioni delle carriere dei magistrati e la scheda di Clara vi ragguaglierà sulla puntata. Ascoltiamola. Utlow Web Radio. L'Unione delle Camere Penali Italiane e la Camera Penale di Imperia Sanremo hanno organizzato un importante convegno che si terrà il 1 e il 2 luglio 2016 a Sanremo, presso il Teatro del Casinò. Oggetto dell'incontro, la separazione delle carriere dei magistrati, una riforma ineludibile. Con la partecipazione del presidente del Tribunale di Imperia, dottore Edoardo Bracco, e del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, Bruno Di Giovanni, con la presenza del presidente della Camera Penale Imperia Sanremo, avvocato Marco Bosio, saranno tanti gli ospiti che relazioneranno nelle aree tematiche di competenza, dal professor Giovanni Flora dell'Università di Firenze al professor Oreste Dominioni dell'Università di Milano, dal professor Patrizia Perderzoli dell'Università di Bologna al collega Armando Veneto, presidente della Camera Penale di Palmi, dal professor Giorgio Spanger della Sapienza di Roma al dottor Francesco Mauro Iacovello, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Partecipa il presidente del Consiglio Nazionale Forense Andrea Mascherin e l'onorevole Edmondo Cirielli con le conclusioni di Beniamino Migliucci, presidente della Unione Camere Penali Italiane. Oggi per Use Law Web Radio raccontano il contenuto del convegno e l'organizzazione dell'evento il collega Rinaldo Romanelli, componente della giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, e la collega Chiara Di Leo del Foro d'Imperia. E oltre a questo che è il focus principale della puntata, ne sentiremo delle belle perché abbiamo davvero tantissimi contributi. Fatemi ricordare ancora una volta il numero di telefono della radio 331 309 7852, l'email che è webradio@uslaw.it e il sito web www.webradiouslaw.it. Volevo segnalare per quanto riguarda il sito che nel search box, se voi digitate il nome di una puntata o una chiave di ricerca che vi interessa, che so, condominio oppure musica oppure Brexit, la puntata per esempio di ieri, ebbene riceverete tutti i contributi suddivisi anche per intervistati, oltre all'intera puntata. Quindi un sito ricco di indicazioni che davvero può essere sfruttato al meglio proprio come motore di ricerca di importanti documenti. E a questo punto davvero mi taccio. Angelo, a te la parola. Allora cominciamo questa puntata ascoltando l'intervista dell'avvocato Chiara Di Leo del Foro di Imperia, che ha organizzato il congresso nazionale del 1 e 2 luglio dell'Unione delle Camere Penali Italiane, proprio sul focus
odierno. Ascoltiamo questa intervista fatta da Milena Miranda. Buongiorno, siamo con la collega Chiara Di Leo, avvocato Chiara Di Leo del Foro di Sanremo, consigliera della Camera Penale. Chiara, noi abbiamo avuto modo di vedere che c'è un bel evento organizzato per il 1° e il 2 luglio a Sanremo. Sì, esattamente. Cosa ha comportato l'organizzazione di questo evento? Di che cosa vi occuperete in questo evento? Allora, l'evento innanzitutto è un congresso nazionale con l'appoggio, diciamo, dell'Unione delle Camere Penali Italiane, quindi è sicuramente un evento molto importante, speriamo che ci sia una grande partecipazione. Leggevo peraltro separazione delle carriere, riforma ineludibile, correggimi se sbaglio. Sì, esatto, poi sui temi, sul programma del congresso sicuramente più preciso il presidente della Camera Penale, l'avvocato Marco Bolzio, che si è occupato insomma di tutta l'organizzazione con i relatori, con il professor Flora. È sicuramente una tematica sempre attuale, direi. Certo. Se ne discute da tanto e temo se ne continuerà a discutere a lungo. Però noi sappiamo che l'organizzazione è stata a carico tuo. Cosa comporta organizzare un evento del genere? Diciamo che è giusto farlo sapere anche a chi normalmente pensa che questi eventi, insomma, non ci voglia molto per farli. Non è vero. No, in realtà comporta ritrovarsi l'arretrato di circa un mese sulla scrivania, che sto guardando adesso, mi spaventa parecchio. È sicuramente molto, molto impegnativo cercare di portare soprattutto dei nomi come quelli presenti a questo congresso in una città, in un foro, proprio come quello ormai del Foro d'Imperia, purtroppo dopo l'accorpamento, però portarli in un foro che comunque non è così grande come tanti altri, non è sicuramente facile. Dobbiamo sicuramente ringraziare il Casinò di Sanremo che ci fornisce la struttura e ci accoglie in una cornice meravigliosa, per cui sicuramente incentiva avere un teatro come quello del Casinò di Sanremo e la loro ospitalità, almeno spero. Certo, diciamo che incentiva anche il fatto, augurandoci che ovviamente il tempo sia buono, che si svolge il primo praticamente fine settimana di luglio, perché l'1 è venerdì, il 2 è sabato, esatto, quindi insomma questa cosa dovrebbe un po' facilitare anche un po' più di partecipazione. Esatto, abbiamo cercato di insomma prendere un po' per la gola i colleghi, sperando che poi si allunghino anche la domenica con una giornata di mare. Certo. E il convegno è previsto per tutta la giornata del venerdì e per il sabato mattina, quindi anche il sabato pomeriggio. L'impegno gravoso, diciamo, l'impegno più gravoso qual è stato per te? Oltre l'arretrato di lavoro che è ovvio nel momento in cui ci si prende un incarico del genere. Beh, insomma, l'organizzazione per pratica di questi eventi sicuramente la parte maggiore la prende poi trovare le strutture, organizzare la cena di gala, quindi insomma avere la disponibilità degli albergatori, occuparsi della grafica, del sito, della tipografia, insomma c'è un lavoro dietro che non sembra così grande, ma in realtà ti assorbe sicuramente. Cioè, e diciamolo, normalmente poi la parte organizzativa la lasciano volentieri a noi donne. Diciamolo questo. Sicuramente, anche perché forse siamo un attimino più pragmatiche nelle cose, probabilmente, dico io. Poi sicuramente c'è stato anche un grande impegno del tesoriere che adesso sta gestendo le prenotazioni, che è l'avvocato Marco Noto, che ringraziamo, e del presidente, però diciamo anche che io sono forse la più giovane del direttivo, quindi al momento sono quella un po' più dinamica forse. Probabilmente anche questo. Se posso chiederti il tuo parere in merito, cioè per te
la separazione delle carriere è veramente ineludibile? Io ritengo di sì, come penso tutti i colleghi penalisti, credo che sia assolutamente necessario ad arrivare ad una vera terzietà del giudice rispetto poi al a quello che è il ruolo del pubblico ministero, ecco, credo sia assolutamente necessario arrivare ad una completa distinzione della carriera di studi e delle funzioni poi della magistratura. Certo. Però tu sai che questa cosa è stata spesso usata come arma anche dal punto di vista politico, e ormai sono diversi anni che se ne parla senza mai mettere davvero il punto su questa situazione. Secondo te perché? È una bella domanda. Come idea uno si può fare un'idea, oppure se no può fare in maniera differente. Ma io insomma credo che le riforme che riguardano comunque tutto l'ambiente della magistratura siano sempre quelle più difficili da affrontare. Sulle motivazioni potremmo parlare probabilmente per ore. E infatti a questo servirà il convegno e invitiamo i colleghi esatto, ad andare. Che ci siano sicuramente colleghi molto più preparati di me sul punto, e insomma, visti i nomi, credo che sarà sicuramente interessante ascoltare le loro opinioni. Chiara, dai un appuntamento ai nostri ascoltatori. Allora, il convegno si apre venerdì 1 luglio alle ore 9:30, per cui spero in una grande affluenza anche insomma dai fori più lontani, e spero insomma di poter anche accogliere tutti con belle giornate di sole. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro, e in bocca al lupo per il congresso. Sì. A te. Vi ringrazio Crepi, grazie per il tempo e la disponibilità. Grazie a te. A voi. Svegliati avvocatura. E ringraziamo l'avvocato Chiara Di Leo e continuiamo, come al solito, fra un'intervista e l'altra, a lanciare la pillola di avvocati nella letteratura di Clara Mazzarella, che questa volta ci continuerà a parlarci del libro del collega Andrea Falcetta sui ladri di bambini. Ascoltiamo la pillola. Continuiamo la lettura di L'ultimo comma, I ladri di bambini, di Andrea Falcetta, collega di Roma. Seduto avanti la scrivania alle 3 del pomeriggio, con il telefono che tace e la penna che disegna scarabocchi sopra uno sterminato foglio bianco, rifletto sul caso Fontenova. La mia filosofia è che le cause si vincono o si perdono prima ancora di cominciarle, ed è per questo che spendo molto tempo ed energie prima di inoltrare una domanda giudiziaria. Valuto le forze in campo, anche e soprattutto quelle che non appaiono formalmente. Cerco di disegnare la composizione dei diversi schieramenti. Invio lettere raccomandate e telegrammi che possono costituire un domani la prova documentale di omissioni o rifiuti. Ricerco e, se possibile, raccolgo le fonti di prova. Ora, in questo caso, poiché sembra che assistenti sociali, consulenti del tribunale e giudici stessi siano tutti d'accordo tra loro, devo cercare di spezzare il fronte, di creare una situazione per la quale questa mutua e reciproca solidarietà cominci ad avere un costo per ciascuno dei soggetti che vi partecipa, in modo che finiscano per dividersi o addirittura per accusarsi a vicenda. In tal senso, decido che al punto in cui siamo valga la pena di tentare un bluff con i miei interlocutori, facendogli credere che ho un asso nella manica, ma senza specificare quale, affinché ciascuno di essi si cominci a domandare se non stia per toccare proprio a lui la sorte del primo birillo appresso al quale cadono poi tutti gli altri. «Divide et impera», dicevano i romani, che di queste cose se ne intendevano. Laura deve avere un talento particolare per capire sempre cosa sto pensando, tanto è vero che una volta che era in vena di confidenze mi ha raccontato che dopo tanti anni le sembra di sapermi leggere negli occhi, dopo tanti anni di convivenza forzata, come usa chiamare le 8 ore quotidiane di cui è fatto il nostro rapporto avvocato-segretaria.
Così, mentre le chiedo di rintracciarmi il telefonino di Alessandra, la mia amica della GL, sorride, maliziosa, e trovo che sia davvero molto carina mentre parlotta a bassa voce scambiandosi con Alessandra gli stessi convenevoli in cui si intratterrebbe se invece che una semplice segretaria fosse mia moglie. Laura è davvero eccezionale, andando avanti nel tempo ha imparato persino a gestire i miei rapporti sociali. Alza la cornetta, intima perentoria, ed io obbedisco, ricambiando il sorriso. Svegliati, avvocatura. E dopo la pillola di Clara sugli avvocati nella letteratura, riprendiamo il tema della puntata ascoltando l'intervista che il nostro Angelo Marzo ha fatto all'avvocato Rinaldo Romanelli della Giunta dell'Unione Camere Penali, che ci parlerà di un'iniziativa di legge popolare sulla separazione delle carriere. Ascoltiamolo. Buonasera, l'avvocato Rinaldo Romanelli della Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane. Allora, collega, io volevo chiederti sul convegno della separazione delle carriere dei magistrati, il 1° e 2 luglio, quali saranno gli argomenti, i temi e le finalità di questo convegno? Argomenti e temi. Questo è un tema da sempre caro all'Unione delle Camere Penali, non è da oggi, ma ormai sono decenni che ci occupiamo della necessità di questa riforma ampia dell'ordinamento che separi il ruolo e la funzione del pubblico ministero da quella del giudice anche dal punto di vista ordinamentale. C'è stata medio tempore, frutto e effetto anche delle nostre battaglie, la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, sì, che ha dato un ulteriore impulso in questa direzione, ma che è una modifica incompiuta fin quando non si traduce anche in un modello di ordinamento che renda un giudice terzo non solo nel processo, ma anche fuori dal processo. Ed è difficile pensare a un giudice terzo quando il giudice fa parte della stessa struttura del pubblico ministero, risponde allo stesso CSM, ha degli incarichi direttivi che sono attribuiti da un CSM che è eletto, come sappiamo, attraverso dinamiche correntizie nelle quali buona parte di influenza hanno anche pubblici ministeri, che hanno un potere complessivo nel nostro ordinamento di grandissimo rilievo grazie non solo al potere dell'esercizio dell'azione penale, ma anche alla possibilità che hanno di incidere e di uscire attraverso i media, per cui 1000 giudici del pubblico ministero in realtà incidono di più degli altri 8000 che appartengono all'ordine giudiziario e che sono magistrati giudicanti in sede penale e in sede civile. Questa è un'anomalia che non è compatibile con il sistema processuale accusatorio, quindi noi parleremo di giusto processo in relazione alla riforma ordinamentale. E questo convegno è il primo di una serie di attività che noi faremo, perché vogliamo promuovere una legge di iniziativa popolare, una legge costituzionale, che introduca in Costituzione una riforma con la separazione delle carriere, che preveda 2 CSM indipendenti e autonomi, un accesso fin dall'inizio che non consente travasi da un lato e dall'altro, una formazione che sia adeguata al pubblico ministero e diversa da quella del giudice. Questa è la prima di una serie di iniziative che faremo. Le altre più o meno abbiamo dei tempi o sul territorio saranno sparse oppure localizzate? Saranno sparse sul territorio, non c'è dubbio, saranno sparse sul territorio, in realtà ne abbiamo già fatta la presentazione iniziale di questa nostra iniziativa, è avvenuta a Capo d'Orlando il mese scorso, organizzata dalla Camera Penale di Patti. Questo è il primo convegno organizzato direttamente proprio dall'Unione. E poi ne faremo altri, perché l'obiettivo nostro, che stiamo costituendo un comitato promotore di questa legge, è quella di indurre un movimento di carattere culturale che possa portare sulle sue onde il peso di questa riforma, che è osteggiato ovviamente da buona parte della magistratura e che è un argomento molto delicato da affrontare per chiunque governi il paese, perché evidentemente induce poi dei profili destabilizzanti anche all'interno delle maggioranze che devono rispondere a una magistratura che nel nostro sistema ha assunto ormai un peso evidentemente non più compatibile con i nostri assetti costituzionali. Quindi faremo altri convegni organizzati non solo da noi, con noi c'è anche la Fondazione Einaudi che farà parte di questo
comitato che ci sta aiutando e cerchiamo personalità nel mondo della cultura che ci diano, diciamo, un adeguato supporto. Se può esservi utile, noi attraverso il sito della radio ci potete segnalare gli eventi, così il riflesso e così l'importanza può essere anche magari un'importanza aggiunta a quello vostro, perché noi adesso... Certamente, molto volentieri, quindi, vi ringrazio. Ecco, quindi noi se possiamo essere da stimolo per questa iniziativa, trovate tutte le porte aperte. Ti ringrazio della telefonata e un saluto da tutta la redazione di You Slow Web Radio. Svegliati, avvocatura. E dopo l'intervista su questa interessante iniziativa possiamo dichiarare chiuso il focus sulla separazione delle carriere che ha caratterizzato la puntata odierna. E passo alla lettura della prima delle news segnalate da Domenico Monterisi. Da Il Sole 24 Ore, Cassazione sì alla stepchild adoption in casi particolari. La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma con la quale è stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre con lei convivente in modo stabile. Lo ha reso noto un comunicato della Cassazione. La Corte, nel dare il via libera all'adozione all'interno di una coppia di donne omosessuali, ha affermato che tale adozione non determina in astratto un conflitto di interessi tra genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice. È stato pertanto respinto il ricorso del procuratore generale. Ed ora la parola ad Andrea. Grazie Stefano. Sì, perché se è vero, come certamente vero, che alle 8.06 e 53 minuti, quindi in rigorosa diretta, abbiamo terminato il focus così come previsto dal cronoprogramma, è altrettanto vero che vi è un subfocus assai interessante all'interno sempre di questa puntata. Di che parliamo? Processo telematico. Purtroppo, o per fortuna, non ne possiamo fare a meno, tradiremmo quella che è una richiesta della gran base dell'avvocatura. Parliamo innanzitutto del processo amministrativo telematico, lo facciamo con il professor Filippo Lubrano, presidente tra l'altro della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, che tanto si è speso come a livello di formazione per questo nuovo step, che direi storico, dell'avvocatura presso la giustizia amministrativa. Il processo telematico in quella giurisdizione inizierà, come tutti quanti sappiamo, dal 1 luglio. Molte modifiche dovranno arrivare, modifiche normative. Ci attendiamo anche provvedimenti non proprio simpatici, diciamo così, per essere politici, calati dall'alto, quindi dal Consiglio di Stato e dai vari TAR. Monitoreremo la situazione, ma nel frattempo andiamo a fare anche un piccolo resoconto di ciò che è accaduto. Seguiranno poi delle interviste anche ad un altro mito dell'avvocatura, perché i suoi servizi sono utilizzati da migliaia, decine di migliaia di colleghi. Parlo di Claudio D'Estasio, con le app che ci aiuteranno anche nel processo amministrativo telematico, di www.dirittopratico.it, e parleremo infine con Nicola Gargano, sempre di processo telematico, ma questa volta all'interno della Cassazione. Faremo un attimino il punto della situazione. Andiamo a sentire per intanto il professor Filippo Lubrano. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il professor avvocato Filippo Lubrano, presidente della Società Italiana Amministrativisti. Professore, grazie per essere con noi su You Slow Web Radio. Grazie a me, grazie a te. Professore, ti chiedo, in relazione anche al corso che avete proprio adesso finito con due incontri, uno romano e uno a Milano, della formazione dell'avvocato amministrativista in un periodo in cui obiettivamente e storicamente cambierà l'approccio al processo amministrativo, appropinquandosi la data del 1 luglio del processo amministrativo telematico. Andrea, è un problema veramente importante. Noi abbiamo sempre curato la formazione degli avvocati amministrativisti, ma l'abbiamo curata sugli argomenti di carattere tecnico.
Adesso viene un problema nuovo, perché il 1° luglio dovrà cominciare il processo amministrativo telematico. Mm-hmm. E tutti quanti un po' lo temono e un po' si preoccupano. Certo. E non sappiamo veramente come andrà, perché c'è stata una preparazione degli avvocati che è stata molto limitata, ci sono state delle sperimentazioni, ma le sperimentazioni certo non sono adeguate a quella che è l'importanza del problema. In relazione a questa situazione, come Società Italiana Avvocati Amministrativisti, abbiamo preso l'iniziativa di realizzare 2 corsi, uno a Milano, uno a Roma, nel corso del quale abbiamo analizzato direi tutti i problemi del processo telematico. Sì, sì. Io che per definizione non sono un informatico, me ne sono frequentato tutto, soprattutto quello di Roma. Un po' ho capito, un po' mi sono reso conto dei problemi, un po' l'altro giorno mi sono posto una domanda. Ma con tutte queste questioni che dobbiamo risolvere, ci rimarrà un po' di tempo per preparare l'atto in modo dignitoso? Probabilmente gli atti risulteranno più semplici, anche perché è più complicato è il modo dell'inoltrare gli atti stessi. Però professore, voi siete stati assai lungimiranti, anche perché da quanto ho potuto vedere, soprattutto nel corso romano, addirittura avevate varie sedi in giro per l'Italia collegate in videoconferenza. Quindi voglio dire, la Società Italiana Avvocati Amministrativisti si è data un gran da fare comunque per affrontare questo problema. Direi che questa è l'iniziativa di questi giorni. La Società Italiana Avvocati Amministrativisti è un'organizzazione di carattere unitario con soci sparsi in tutta Italia. E dopo direi 35 anni di attività che abbiamo fatto, è venuta l'idea di realizzare un collegamento completo fra tutti quanti, e quindi di realizzare la possibilità di seguire in videoconferenza i corsi dalla propria sede. Siamo nella prima fase sperimentale, direi che questo corso fatto insieme al corso che avevamo fatto prima di appalti pubblici è la prima sperimentazione. Adesso l'attueremo anche nel corso di un convegno del 28 giugno e abbiamo qualche cosa come mi pare 15 sedi collegate. Non è ancora tutta Italia, ma insomma l'ambizione è arrivare dopo l'estate a collegare tutta Italia. Professore, scusami se ti interrompo, i tempi radiofonici sono purtroppo quelli che ben conosci, ma ti volevo chiedere anche un'altra cosa. Voi come società italiana degli avvocati amministrativisti siete sentiti anche in ordine alle specializzazioni, e ti volevo chiedere una battuta veramente velocissima sul punto e un'altra anche a seguire. Esisterà la necessità di una specializzazione telematica non voluta, non richiesta da alcuna norma, ma di fatto obbligata da tutti questi diversi processi telematici? Ma le specializzazioni ancora non sono partite, le specializzazioni hanno avuto, dovevano partire dal 2016, poi ci sono stati ricorsi al TAR contro alcune disposizioni in tema di specializzazione, quindi ancora non è partita. Specializzazione telematica, direi che la specializzazione telematica va a coprire tutto l'arco di tutta l'attività e quindi tutte le specializzazioni, piuttosto che una specializzazione forse è una necessità per tutti quanti, perché da domani se non si opera in via telematica non si fa processo, non si fa attività, quindi sarà un modus operandi di tutti quanti in tutti i settori specializzati. Allora professore, noi ti seguiremo da presso per il convegno del 28, anzi già ti chiedo informalmente di poter trasmettere eventualmente in diretta o in differita. Lo puoi senz'altro trasmettere in diretta, prendi collegamento con Benedetta e così riusciamo a mettere anche te come destinatario di questa prima iniziativa. La nostra mitica collega e amica Benedetta Lubrano, che tanto bene organizza tutti questi eventi. E invece per il resto ti devo strappare, come di consueto con gli intervistati qui su Uslaw Web Radio, una promessa. Sei pronto, professore?
Dimmi, come no. Ok, allora te la strappo però, devi rispondere soltanto un sì. Sarai ancora nostro ospite dopo il 1 luglio, in modo da verificare anche l'applicazione pratica di questo processo amministrativo telematico? Senz'altro, dopo il 1 luglio, spero di non essere troppo veloce, perché tanto tra dei magistrati un po' di nemici ce l'ho, probabilmente ci metteranno tutti a quel momento quello che ho sul processo telematico. E noi ringraziamo tantissimo il collega stimatissimo professore Filippo Lubrano, presidente della Società Italiana Avvocati Amministrativisti. Grazie per essere stato qui con noi, presente su Uslow Web Radio. Grazie Filippo. Grazie molto, a presto. Un abbraccio. Svegliati avvocatura. E come già annunciato da Andrea, la prossima intervista è quella che lui stesso ha raccolto con il collega Claudio De Stasio del Foro di Grosseto. Claudio De Stasio è un collega che ha realizzato un sito che si chiama Diritto Pratico, dove è possibile trovare applicazioni utili a tutta l'attività degli avvocati a 360 gradi. In particolare oggi ci parlerà dell'applicazione realizzata per il processo amministrativo telematico. Siamo in linea con il grandissimo amico e stimatissimo collega Claudio De Stasio del Foro di Grosseto. Grazie Claudio per essere con noi su Uslow Web Radio. Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti. Claudio, è tornato prepotentemente d'attualità l'ASH e il riferimento temporale in relazione alle norme non ancora complete del processo amministrativo telematico. Su dirittopratico.it abbiamo anche l'app che ci consente per l'appunto di estrarre l'ASH. Sì, esattamente. L'applicazione è ancora lì. Se ricordate, fu pensata nel momento in cui questo strumento ci serviva per attestare la conformità nel processo civile telematico, e a questo punto ce lo ritroviamo utile anche in questa fase di transizione, speriamo che sia soltanto di transizione, per il processo amministrativo telematico. Eh già, e tra l'altro fra le tantissime app che ritroviamo in dirittopratico.it c'è anche quella per la produzione della relata di notifica, e proprio quest'app prevede già l'estrazione dell'ASH relativamente alla copia informatica che si intende notificare in uno all'atto. Sì, esattamente, anche questa possibilità non è stata mai soppressa, anche quando intervenuta la semplificazione nell'ambito del PCT, per cui è stata spazzata via, diciamo, l'impronta, no? La tanto odiata impronta. Sì. Però è sempre possibile comunque includerla nel, c'è un checkbox che può essere spuntato perché sia ancora utilizzata l'impronta, e quindi questo può tornare ancora utile. Claudio, molti colleghi che devono operare nel PCT e ancora di più dovranno operare nel PAT già ti hanno richiesto come santo subito, ma dici un po', altre app che possiamo trovare su dirittopratico.it? Ah, guarda, ultimamente lo sviluppo è tutto incentrato sul redattore PDF, chiamato così in modo forse poco più, ma che altro non è che uno strumento per interpretare dei modelli, diciamo, chiamiamoli intelligenti, per la redazione di atti completi. Sono già degli esempi, potete trovare per esempio per la redazione del ricorso per ingiunzione, l'atto di precetto, l'impignoramento presso terzi, quindi atti che compilando un semplice form vengono formati in modo completo, quindi pronti già per il deposito, la stampa con tanto di carta intestata e con un minimo intervento, diciamo, degli testi, andandosi ad adattare proprio il testo in funzione delle informazioni che l'utente fornisce, adattando singolari, plurali, quindi le frasi stesse dell'atto. E questo è lo sviluppo diciamo più continuo e che mi sta portando via più tempo in questo periodo. Senti, e si adattano anche all'articolo 16 octies del DL 179 del 2012, laddove ci impone negli atti depositandi tramite la piattaforma dei processi telematici uno stile sintetico? Assolutamente sì, perché l'idea è proprio quella: nel momento in cui si va a creare un modello
Tra l'altro questi modelli potrebbero essere modificabili da chiunque, chi vuole può cliccare in alto su modifica modello e vedere quello che è il codice sorgente, perché più che un modello è come se fosse un piccolo programma che però è assolutamente semplice alla portata di tutti per iniziare a capirlo e magari creare dei modelli personalizzati. Quindi potremmo arrivare a creare una piattaforma di modelli sintetici per gli atti più ricorrenti, comunque avere degli schemi base di atti che poi possono essere modificati e integrati da chiunque, quindi sì, rispondere diciamo ai requisiti di sinteticità che prima o poi diciamo interesseranno tutto il nostro la nostra situazione. E allora troveremo anche come già troviamo queste app su dirittopratico.it, di cui davvero come comitato di redazione consigliamo l'utilizzo sostanzialmente quotidiano. Claudio, noi ti ringraziamo davvero per la tua preziosa testimonianza. Ti strappiamo però una promessa: sarai ancora nostro ospite? Volentieri, via. Volete. Grazie. Grazie Claudio, ciao, buon grazie. Lavoro, a presto, ciao. Svegliati Avvocatura. Grazie ancora una volta a Claudio De Stasio e al suo sito www.dirittopratico.it. L'orario, colleghi, perché vi stiamo accompagnando in udienza, sono le 8, 21 minuti e 20 secondi. Qui abbiamo ancora tanti contributi da mandare e quindi se avete altri messaggi 331 309 7852, ma anche un semplice click sulla pagina Facebook della radio davvero ci aiuterà a crescere. Quello che vi chiediamo è possibilmente diffondere la radio anche agli altri colleghi. Angelo, a te la linea. Eh sì, Andrea, e dal processo amministrativo telematico invece andiamo al processo in Cassazione, perché ieri sul sito social della FIIF, della Fondazione Italiana per l'Innovazione, è apparso un comunicato da parte del dottor Canzio sul depositi telematici in Cassazione. Noi vorremmo fare luce perché nulla è stato detto sia come nel comunicato sia da parte del Consiglio Nazionale Forense, e lo faremo con uno dei massimi esperti del processo telematico, il collega del COA di Bari, avvocato Nicola Gargano. Assentiamolo. Abbiamo in linea il collega e amico consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Nicola Gargano. Nicola, grazie per il tuo ormai consueto, abituale presenza qui su YouSlow Web Radio. Sì, grazie a te Andrea per lo spazio che mi dai ormai un po' troppo spesso. No, non dobbiamo... No, attenzione consigliere, non invertiamo i ruoli, siamo noi che ringraziamo te e parlo non a plurale maiestatis, ma noi come categoria, perché tutte le informazioni che ci fornisci sul processo telematico, insieme a tutti gli amici che abbiamo ascoltato anche ieri nello speciale che abbiamo mandato in onda, obiettivamente sono un servizio per l'avvocatura, e proprio in quest'ottica vengo a te chiedendoti di questa comunicazione che il presidente Canzio ha fatto arrivare al CNF. L'abbiamo vista ieri senza alcun commento, e allora tre domande veloci. Innanzitutto, di che cosa si tratta? Perché è suddivisa in due parti, vero? Sì, è suddivisa in due parti e sostanzialmente tratta di un delicato argomento che è il deposito telematico in Cassazione, che per sgombrare il campo da dubbi diciamo subito che non è ancora possibile, perché appunto la prima parte di questa nota ci dice che il deposito degli atti nel processo telematico, il processo in Cassazione, non è ammesso e non è ammesso perché manca un decreto ministeriale autorizzativo del deposito degli atti in Cassazione. Non perché tecnicamente non sia possibile, perché tu lo sai, perché abbiamo fatto insieme parte della prima sperimentazione di invio degli atti in Cassazione, e
tu sai bene che in realtà tecnicamente sarebbe possibile, però ovviamente in assenza di un decreto ministeriale non è possibile fare questi depositi a valore legale. Ok. Quindi questa è la prima parte, scombrando il campo da ogni tipo. E vabbè, fino a qua ci arrivavamo, perché insomma lo avremmo saputo se la DGC avesse dato valore legale a questi depositi, ma la seconda parte invece lascia un po' perplessi. Sì, lascia perplessi, ma innanzitutto che dice? Che dice? Dice che comunque è messo il deposito telematico delle istanze, e questo deposito telematico è un termine che in effetti può lasciare il campo per eventuali equivoci, perché in realtà non è un vero e proprio deposito telematico, ma è un normalissimo invio via PEC che si potrebbe già fare in senso del codice dell'amministrazione digitale. E tra l'altro dice che questi atti che possono essere inviati telematicamente via PEC non devono avere una immediata incidenza sul processo, cioè semplicemente non sono atti processuali, ma per esempio sono istanze di prelievo, sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, oppure assegnazione delle sezioni unite, cioè atti che non interferiscono nel processo, che magari neanche vengono inseriti nel fascicolo processuale e che comunque poi dovranno essere depositati in copia cartacea, che verrà formata dalla cancelleria o comunque, voglio dire, ma cancelleria stamperà queste istanze e le sottoporrà poi al presidente titolare e poi verranno inserite nel fascicolo, ma non sono istanze che riguardano il processo in senso stretto. E vabbè, allora vogliamo parlare di sperimentazione? È una sperimentazione? Che cos'è? Davvero non riesco a capire, anche perché tu l'hai detto all'inizio, tu sei uno sperimentatore, uno dei pochissimi, se non l'unico, avvocato italiano che ha depositato, del Libero Foro, che ha depositato per il tramite del processo civile telematico un ricorso e un controricorso in Cassazione. Allora, la piattaforma funziona, com'è possibile interpretare quello come una semplice mail? Insomma, c'è qualcosa che stride. Sì, c'è qualcosa che stride, anche perché questo invio, perché evidentemente di deposito telematico non si tratta, nulla a che vedere con quelle che poi saranno le specifiche per il deposito telematico degli atti in Cassazione, di cui tra l'altro lo dico anche per tranquillizzare i suoi ascoltatori, diciamo subito che non ci sarà come per il PAT un processo diverso, ma sarà semplicemente lo stesso redattore che usiamo per il processo telematico presso il Tribunale Corte d'Appello, e semplicemente dovranno essere aggiornati gli schemi, cioè dovranno essere aggiornati i redattori per consentire l'inserimento di tutti quanti i dati dei precedenti gradi di giudizio. Quindi sostanzialmente può essere, io lo vedo o come un'apertura a una possibile digitalizzazione della Cassazione, cioè dicendo probabilmente perché laddove ci sono indifferibili motivi di urgenza ti consentiamo il deposito di qualcosa che non è strettamente processuale, ma te lo consentiamo solo perché non possiamo ai sensi di legge impedirti di dialogare via PEC con l'ufficio, ma se fosse processuale non potresti farlo, perché secondo me sarebbe comunque è comunque una stortura del sistema, perché in effetti ne abbiamo discusso tante volte sulla necessità di un decreto autorizzativo, tra l'altro la stessa Cassazione con l'ultima sentenza delle sezioni unite ha detto che in realtà il decreto ministeriale non era neanche prevedibile, perché in effetti comunque gli atti raggiungono il suo scopo, quindi veramente è una nota molto particolare. Vabbè. Io ti dico la mia idea, sicuramente evidentemente la Cassazione vuole ancora prendersi del tempo per continuare a sperimentare il processo telematico come noi lo conosciamo, però dall'altro lato, non potendo bloccare un flusso di quei dati e specificamente di quelle istanze che sono ricomprese nel secondo periodo, evidentemente gli dice lo puoi fare perché non sono considerati, non sono atti che hanno un'immediata incidenza del processo, e allora c'è anche un problema di mancato rispetto al contraddittorio. E allora questa è un'interpretazione molto umile. Sarà un qualche cosa che vedremo solo vivendo. Per il momento possiamo concludere, colleghi, state tranquilli, fate come se non aveste letto nulla, perché tanto, voglio dire, l'utilità pratica è praticamente, scusate il brutto gioco di parole, zero. Esatto, questo sicuramente è un ottimo consiglio che possiamo dare ai nostri
ascoltatori. Nicola Gargano, tutto cartaceo. Nicola Gargano, consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, grazie infinite ancora una volta per queste tue importanti delucidazioni. Mi raccomando, tu da sperimentatore facci sapere appena ci saranno novità per il processo civile telematico in Corte di Cassazione. Grazie Nicola, a presto. Grazie a te Andrea, un saluto a tutti gli ascoltatori di Un Nuovo Ebreo. Svegliati Avvocatura. E ringraziamo il collega e amico Nicola Gargano per questo suo brillante intervento e continuiamo la nostra puntata con le news di Domenico Monterisi. Repubblica, Vasco Errani assolto, finalmente è finita dopo tanta sofferenza. Per 15 anni presidente della regione Emilia-Romagna si era dimesso dall'estate del 2014 dopo la condanna e la sentenza di appello. Vasco Errani è stato assolto dal processo bis in appello dall'accusa di falso ideologico per la vicenda Terre Emerse, stesso verdetto per due dirigenti regionali coinvolti nell'inchiesta. Il procuratore Nicola Proto aveva chiesto la condanna ad un anno, la stessa pena inflitta nel luglio del 2014 che lo portò alle dimissioni da governatore dell'Emilia Romagna. E continuiamo la nostra puntata, vero Stefano, con le nostre pillole. Sì, ora cambiamo completamente argomento e parliamo della pillola di Giovan Battista Palumbo in materia di tasse, che ci parlerà della cessazione della materia del contendere nel procedimento tributario a seguito di procedimento di autotutela effettuato dall'amministrazione. Buongiorno, oggi parliamo di una questione processuale su cui peraltro ci sono poche pronunce. In termini di quali sono gli effetti della cessata materia del contendere, o più esattamente di quando a seguito di un annullamento in autotutela e di un provvedimento si può effettivamente parlare di una cessata materia del contendere. Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno infatti escluso che in un processo dipendente come quello sugli avvisi ICI il classamento possa essere fatto oggetto di accertamento incidentale, scelta questa ora recepita anche dall'articolo 39,1 bis del decreto legislativo numero 546-92 che con la riforma recente di settembre 2015 ha consacrato in legge l'istituto della sospensione necessaria per pregiudizialità interna. Il giudice di merito, nel caso di specie affrontato dalla Corte, avrebbe dovuto quindi annullare gli avvisi in quanto fondati su atti di classamento non più esistenti, senza avere il potere di compiere peraltro alcun accertamento catastale ai sensi dell'articolo 34 del Codice di Procedura Civile. Così ha stabilito appunto la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12.570 del 17 giugno 2016. Nel caso all'esame dei giudici, il territorio attribuiva ad un immobile adibito a caserma della Polizia Stradale e ad un immobile adibito a cabina elettrica le categorie catastali D7 e D1. Il Comune notificava allora avvisi ICI poi impugnati dal contribuente contestualmente all'attribuzione della rendita. Nelle more del giudizio il territorio provvedeva in autotutela alla rettifica delle categorie da D1 e D7 a E3, chiedendo quindi che fosse dichiarata la cessata materia del contendere. La Commissione Tributaria Provinciale tuttavia non dichiarava la cessata materia, ordinando piuttosto all'agenzia di produrre la documentazione relativa al procedimento di rettifica. L'agenzia rettificava allora di nuovo le categorie catastali, attribuendo alla caserma la categoria B1 e alla cabina elettrica quella D1 ed opponendosi in maniera abbastanza contraddittoria alla declaratoria di cessata materia in precedenza appena richiesta. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva i ricorsi, con sentenza poi anche confermata dalla Commissione Regionale, la quale affermava che la CTP non era tenuta a dichiarare la cessata materia di contendere in modo automatico, e ciò sia a causa della illegittimità del primo provvedimento di autotutela e sia comunque a causa del suo successivo superamento. La contribuente ricorreva quindi infine in Cassazione, eccependo che i giudici avevano deciso in mancanza di interesse delle parti e comunque ben oltre la domanda. La Corte, come detto, riteneva
il ricorso fondato, non rilevando l'annullamento dell'attribuzione della categoria E3, dato che gli atti di classamento non esistevano più, e dunque data anche la natura di giudizio di opposizione tipica del processo tributario, non era ammissibile estendere il tema decidendum. Come si vede, le questioni processuali sono fondamentali anche in ambito tributario e conoscerle può sempre essere utile. Grazie e buona giornata. Svegliati avvocatura. E adesso è il momento della pillola della quale sono proprio affascinato, perché per la mia spassionata preparazione dell'inglese. Ascoltiamo From London with Law di Alessandro Gaglione. Gli amministratori di società, al sorgere del rischio di insolvenza, la cosiddetta insolvent liquidation, divengono soggetti ad obblighi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli cui sono normalmente soggetti. La legge li rende infatti civilmente responsabili del danno arrecato ai creditori per effetto di una gestione che, nel nuovo contesto, non tenga conto anche degli interessi dei creditori stessi. L'Insolvency Act inglese del 1986 prevede specifiche norme a tutela dei creditori al sorgere dell'insolvenza, rispettivamente in materia di fraudulent trading, cioè la continuazione dell'attività con lo scopo di arrecare danno ai creditori, e di wrongful trading, la continuazione dell'attività quando l'amministratore sapeva o avrebbe dovuto sapere che non vi era alcuna ragionevole possibilità che la società evitasse una procedura di insolvenza. In ambito societario, per quanto riguarda la tipologia della responsabilità dei soci, le private companies possono essere con responsabilità limitata o illimitata e prenderanno il nome rispettivamente di limited or unlimited companies. In caso di responsabilità limitata, la cosiddetta limited liability, questa può essere limited by shares, ovvero limitata all'ammontare nominale del valore delle azioni, oppure limited by guarantee. In questo caso, la responsabilità dei soci è limitata alla garanzia sottoscritta dai singoli soci stessi. Svegliati avvocatura. È bellissima questa From London with Love. Vedrete che implementeremo addirittura questa rubrica, perché davvero dalle prossime settimane dovremo essere pronti a tutto, anche al Brexit, e con questo preannunzio già altre imminenti puntate della radio. Svegliati avvocatura, come ogni mattina dal lunedì al venerdì alle 7.45 su Uslow Web Radio, la prima vera unica radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. E per l'appunto, carissimi colleghi, sono le 8.37 e 50 secondi, quindi occhio, perché si avvicina l'orario di partenza delle udienze. Siamo con voi, vi accompagniamo, perché i contributi non sono ancora finiti, vero Stefano? Vero, torniamo a parlare di tasse con la news segnalataci da Domenico Monterisi da Italia Oggi. Nel 2015 Equitalia ha notificato ai contribuenti quasi 22 milioni di atti impugnabili, e di questi ne sono stati impugnati circa 177 mila, ovvero lo 0,80%, e questo viene ritenuto un risultato indicativo. È quanto sottolinea l'amministratore delegato della società di riscossione, Ernesto Maria Ruffini, rispondendo alle domande dei parlamentari nel corso di un'audizione di fronte alla Commissione di Vigilanza sull'anagrafe tributaria. Ci informa poi che di questi 177.000 ricorsi, l'86% è relativo al territorio che va da Roma in giù, e in particolare quasi la totalità è concentrata su Roma e Napoli. E dopo questa notizia c'è la pillola di Manuela Leuzzi, tagli e ritagli di diritto penale.
Buongiorno colleghi, questa mattina mi soffermerò su una interessante pronuncia della Corte Costituzionale, la numero 125 del 2016, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656,9 lettera A del Codice di Procedura Penale, laddove stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il reato di furto con strappo. Tale disposizione, precisano i giudici, non contiene un'analoga previsione nei confronti dei condannati per il delitto di rapina, che tra l'altro non è ricompreso tra i delitti per i quali può essere disposta la sospensione dell'esecuzione. Se quindi, da una parte, vanno evidenziate le diversità tra le fattispecie incriminatrici del furto con strappo, previsto e punito dall'articolo 624 bis, 2 del Codice Penale, e della rapina, consistenti proprio nella diversa direzione della violenza posta in essere dall'agente, essendo nel primo caso la violenza rivolta verso la cosa, mentre nel secondo caso la violenza è rivolta verso la persona, d'altra parte i giudici della Corte Costituzionale precisano come gli indici di pericolosità sono comunque rinvenibili in entrambi le ipotesi delittuose. Pertanto la disparità di trattamento tra i due delitti non è giustificata, posto che all'autore di un furto con strappo non può essere attribuita una pericolosità maggiore rispetto all'autore di una rapina che si realizza mediante violenza alla persona. Da qui, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656,9 lettera A del Codice di Procedura Penale, laddove stabilisce che la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta nei confronti delle persone condannate per il reato di furto con strappo. Grazie a tutti e buon ascolto. Svegliati avvocatura. E ringraziamo la nostra Manuela Leuzzi e continuiamo con le pillole della settimana della giurisprudenza di Emanuele Mascolo, al quale ci parlerà di una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite sugli effetti della notifica dell'atto di appello e comunque di tutte le impugnazioni, compreso il ricorso per Cassazione. Ascoltiamo questa bellissima pillola. Apriamo la puntata di questa settimana della rubrica La settimana della giurisprudenza segnalandovi la sentenza della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite del 13 giugno 2016, numero 12.084, con la quale si sostiene che la notifica di un primo atto di appello o ricorso per Cassazione avvia una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione della lite e dimostra conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante. Ne consegue che qualora questi, prima che sia giunta declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest'ultima deve risultare tempestiva in relazione al termine breve per impugnare, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione. Per il diritto amministrativo vi segnaliamo la sentenza del TAR Lazio Roma del 13 giugno 2016, numero 6755, con la quale il TAR ha statuito che i B&B e le case vacanze non possono essere obbligati a stare chiusi per forza oppure a diventare imprenditori. In conclusione, per quanto riguarda il fisco, vi segnaliamo l'ordinanza del 17 giugno 2016, numero 12.612, della Suprema Corte di Cassazione Civile, secondo la quale è sufficiente la presenza di un collaboratore familiare per far scattare il pagamento dell'IRAP a carico dell'imprenditore autonomo, nonostante costui si avvalga di beni strumentali modesti. Per la rubrica La settimana della giurisprudenza è tutto, appuntamento alla prossima settimana. Svegliati avvocatura. Abbiamo parlato di app, di processo telematico, continuiamo a parlare di tecnologia ascoltando la pillola di Valentino Spataro, che ci parlerà appunto ancora di app e di cloud. Ascoltiamolo. Caffè 2.0, reti unificate con Us Law, io sono il dottor Spataro, buongiorno a tutti. Parliamo di app e cloud, di software gestionale degli studi legali e cloud. È una domanda che stanno facendo in tanti. Non voglio avere tutto sul computer in studio, solamente lì, ma voglio potervi accedere anche da remoto. Questa è la classica situazione.
Che cosa posso consigliare? Da una parte c'è quello che fanno tutti e dall'altra parte è la soluzione ottimale. Quello che fanno tutti è prendere l'account su Google, prendere l'account su Google e usarlo per memorizzare la propria agenda sul calendario, sull'agenda di Google. Lo stesso per la rubrica contatti, anche perché Android veramente crea difficoltà se uno vuole sincronizzare il proprio calendario all'esterno con altri servizi che non siano di Google. Abbiamo già detto che siccome siamo a casa di Google, questi dati vanno a finire negli Stati Uniti. Non è propriamente la soluzione migliore. Questa è la soluzione che usano tutti, però, in gran parte. Ho visto che anche per la condivisione dei file Dropbox è molto comodo, ma anche quello si appoggia alla cloud di Amazon americana, e io credo americana, potrebbe usare anche in altri posti, noi non lo sappiamo, il fornitore comunque è americano, e abbiamo tutti questi dati in giro per il web. Quando ragioniamo in termini di cloud non c'è via di mezzo, cioè i dati vengono messi da qualche parte. Il problema non dovrebbe essere voglio un'applicazione in cloud, quanto porsi quest'altra domanda: voglio dello spazio su internet mio al quale io possa accedere in qualsiasi momento ovunque mi trovi. Ecco, questo è un approccio secondo me che aiuta a costruire una maggiore sicurezza. Ricordiamoci che due casi di straordinaria importanza sono stati quelli dell'avvocato Mills in Inghilterra, che ha formattato malamente il proprio hard disk e poi buttato via il computer, e il caso di Panama Leaks, che ha portato a evidenziare una montagna di documenti. Ma io mi ricordo che tempo fa Google si lamentò con certi avvocati perché avevano rapporti con altri avvocati di controparte, e Google diceva: voi state parlando troppo con questi altri avvocati. Tutti a chiedersi: ma chi la legge la posta elettronica? Quindi, come la posta elettronica è bene che sia gestita dal vostro provider del dominio, chi vi dà il dominio di solito offre anche la posta elettronica, quindi non appoggiarsi a servizi esterni come Google, e allo stesso modo dovrebbe essere per i file. Quindi un intero gestionale messo in cloud deve necessariamente essere fornito in Italia. Premesso questo, a questo punto voi trasferite qualsiasi rischio su un gestore esterno, e deve essere abbastanza rapido e reattivo di fronte a qualsiasi problema. Il problema fondamentale è che la normativa oggi richiede la sicurezza assoluta, e non c'è la sicurezza assoluta, non esiste. Ricordatevi un altro aspetto: i dati messi nella vostra cloud devono poter essere trasferiti altrove con facilità. Quindi, se volete mettere il vostro studio legale in cloud per accedere ai contenuti, forse bene che partite piano, passo dopo passo, cominciando a scegliere singoli servizi e poi pian pianino espandere. Io sono il dottor Spataro, Caffè 2.0 a Reti Unificate con YouSlow, saluto alla redazione e a presto. YouSlow Web Radio. E anche oggi, cari colleghi, abbiamo terminato questa densissima puntata di Svegliati Avvocatura, iniziata puntualissimamente alle 7.45 qualche secondo, eccoci arrivati alle 8.48 minuti in questo momento, sono scoccati le 8.48 minuti, quindi è l'ora di andare in udienza, è l'ora di proseguire nella difesa, nella tutela di diritti e interessi dei nostri assistiti. Speriamo davvero di avervi dato un contributo anche di nozioni, di conoscenze con questa radio. Torneremo ovviamente domani sempre alle 7.45 con Svegliati Avvocatura, ma anche questo pomeriggio, come vi diranno poi gli illustri colleghi della conduzione esterna, YouSlow Web Radio sarà ovviamente con voi. Fatemi ricordare velocissimamente il numero 331 309 7852, l'email webradio@youslow.it, il sito web www.youslow.it
www.webradio.uslo.it. Andateci, perché lì potete segnalarci davvero tutto, ivi compreso consigli, suggerimenti, critiche. E se davvero volete aiutarci, due cose, colleghi: uno, diffondete la radio, il link della radio. Siamo veramente in crescita esponenziale, e questo lo dobbiamo ovviamente ai contributi che ci vengono richiesti proprio da voi. E due, anche un semplice click sulla pagina Facebook di Web Radio Uslo davvero potrebbe aiutarci a sviluppare ancora questa, che ormai è un'iniziativa nazionale. Da Andrea Pontecorvo a Roma, colleghi, è davvero tutto. Ci risentiamo domani e davvero vi auguro un'ottima giornata. La linea alla conduzione di Perugia. Sì, anch'io saluto tutti quanti, ringrazio chiunque ci abbia ascoltato e ricordo, Andrea, mi raccomando, oggi pomeriggio a Perugia l'evento formativo sul processo amministrativo telematico, e non seguire le indicazioni che ti ho dato ieri perché erano sbagliate. L'evento non si terrà presso la sede della regione in Palazzo Cesaroni, ma si terrà presso l'Ordine degli Avvocati, la sala della biblioteca in Piazza Matteotti. Sarò puntualissimo, fidati, sarò puntualissimo. Bene, se ritardi è colpa mia perché ti ho indirizzato in un posto sbagliato. Comunque saluto te, saluto Angelo, a cui passo la parola per i saluti. Buona giornata. Buona giornata Stefano, buona giornata Andrea, e prima di salutare i radioascoltatori vorrei dare una notizia per gli aspiranti avvocati. Avviso ai naviganti: oggi prosegue la pubblicazione dei risultati dell'esame di abilitazione e sarà la volta di Bari, dopo le stragi di Napoli e Salerno con il 29-21% degli ammessi. Un trend decisamente diverso invece a Torino, Campobasso e Bologna, con un numero di ammessi pari al 58%. Quest'anno purtroppo, causa disagi, le pubblicazioni stanno avvenendo con un certo ritardo. Facciamo l'augurio a tutti i nostri futuri colleghi. E prima di chiudere ricordo l'appuntamento pomeridiano di Speciale Condominio, da non perdere, perché oggi è sulla mediazione il condominio alle 14.30 con illustri ospiti. Gli speciali in continuazione ormai sulla nostra radio, che saranno pomeridiani, serali, gli speciali domenicali un po' più leggeri con la musica. Insomma, noi cerchiamo di tenervi sempre compagnia anche durante il lavoro, se ci riuscite, se avete magari da fare qualche atto in nostra compagnia lo potete passare tranquillamente. E ora è il momento di salutarvi, di dirvi in bocca al lupo per le vostre udienze e per il vostro lavoro. Buona giornata a tutti. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 7.45. Tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.